Anche Max Dall'Olio, hai Ciao capito? ragazzo! Ecco, ma non c'è solo Max Dall'Olio, ma c'è anche il gran prosciutto Lovagnati. Ecco, C'è tutti anche il quanti, hai capito? Ma che bello, che bella serata. Ma vedo che in collegamento, ma ci sono anche due coppie, una coppia, anche sono due, che stanno litigando. Sandra Mondaini e Raimondo, viene lo. Barba, che noia, signori, buonasera, sono molto contento di essere qua con voi, sì, basta, c'erano questi grandi personaggi, poi cambiamo da canale, no? C'era un film, dico, oh, perfetto, ecco, e le faccio il tocco, le mi tocco, con squille in lungo macchia. Cambiamo canale, c'è uno stagliolo. Stupido, perché hai messo stupido, perché dentro al piatto c'è un capello? Non lo so, è dire che ho fatto la pasta coi pelati. Oh, questo cambiare canale era un continuo personaggi, imitazioni. Cambiamo canale, su Rai 1 chi c'era? Piero Angela, che faceva il mondo di Quark. Vediamo questa sera come si riproducono le formiche. Le formiche sono tanti quanti sono i cinesi, sono di queste, a differenza di queste, non si fanno mettere i piedi in testa da nessuno. Piero Angela. Però veniamo, grazie carissimo. Però veniamo ai giorni nostri, tagliamo corto, come dicono a Casablanca, e arriviamo ai giorni nostri perché voglio fare un collegamento con. Allora, devo solo fare un inciso, ecco. Vedete, io questa sera sono molto contento di essere una nota golosa. Infatti vedete questa pancia? Ma questa pancia non è perché sono goloso, ma perché qua dentro, ovviamente, a fare l'imitatore tutti questi anni, si sono arrabbiati, ci sono 40 personaggi famosi che ovviamente litigano continuamente, ho delle guerre intestine continue su qualsiasi cosa, non so, anche su, cosa, su dove vogliono andare a mangiare. Allora, Beppe Grillo vuole andare in un ristorante a 5 stelle. Gianni Morandi vuole andare in un posto alla mano, Tiziano Ferro gli va benissimo un buco, e che cavolo. Poi quando è la volta buona che riesco ad arrivare in un bel ristorante come questo, incominciano i guai, allora, perché c'è Silvio Berlusconi che dice: io voglio gli spaghetti alla puttanesca, così mi sento a casa mia, Grillo. Arriva quell'altro Vasco Rossi, no? Che lui così per mangiare in bianco, ci credo, è una vita che canta Coca! Cola, come gli cola il piatto lui non c'è nessuno, per forza. Oh, grazie. Poi c'è quell'altro là, Zucchero vuole, lui che Zucchero è rosso convinto, vuole gli strozzapreti, ovviamente, infatti lui li butta nel fornaciare e li fuori subito, ecco. Poi almeno, voglio dire, almeno, e poi, no, poi c'è Vittorio Sgarbi. Il dottor Sgarbi è sempre incazzato, infatti vuole le penne all'arrabbiata, perché fa fare delle figuracce. L'altro giorno c'era il cameriere che stava passando, ha visto che aveva un piatto in mano e ha cominciato a gridargli: Caprese! 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 Meno male che, come si chiama, Albano è alla buona, per lui la felicità è un panino, un bicchiere di vino, soltanto che dopo arriva poi Peppino Di Capri che vuol fare il fighetto con il mio portafoglio, cameriere, champagne. Meno male mi salvo con Gianni Morandi, perché lui è un salutista, lui va a banale lamponi, il problema è quando arriva Cristiano Malgioglio, perché lui è un vegetariano convinto, e allora per lui sono finocchi. Allora, Rocco Siffredi non ne parliamo, patate in abbondanza, e per finire, ciliegina sulla torta, c'è quell'altro cantante, Emiliano, come si chiama? Luciano. Giustamente si chiama così perché mangia come un Ligabue, poi dopo tirati quelle bombe che fa scoppiare la luce in tutti i locali, insomma alla fine voglio dire mi collego
con un insetto, ecco, come vedete questi 40 personaggi, se un insetto Vespa. Che sta chiedendo di uscire, anzi non chiede, si impone, questo le spaccia. Signori, signori, buonasera, edizione particolare questa sera di Porta a Porta, stasera a Porta a Porta di Porto, a Porta a Porta è arrivato niente, poco di meno che, visto che è stato citato prima, l'onorevole professor Vittorio Sgarbi. Buonasera, mi fa molto piacere arrivare in questa serata con questo bellissimo pubblico, in questo luogo la nota golosa, deve essere che sono un esperto di culinaria, perché quando mi incazzo si dice cazzo faccio fare culinaria, quindi stasera non potevano mancare qua, adesso ci sono dei veri animali da palcoscenico e non delle capre! Grande Sgarbi! A mio agio, il governo dovrebbe investire in questi artisti, non come Di Maio che è sorridente perché ha fatto la manovra economica da 1.000 miliardi, ma quale manovra può aver fatto quel bambino che non guida, che tira sempre a piedi, quella capra, che dovrebbe continuare a giocare con Lega e non giocare con il Salvini della Lega, che è un vero uomo, non come il leader del PD, che ogni volta che lo vedo non capisco mai se è maschio o femmina, infatti come si chiama? Maurizio Martina, amico? E dico, mai quanto Romano Prodi, che non si può chiamare Romano, perché lui è di Reggio Emilia e abita Bologna, ma non ha niente di bolognese. Anche un crampo mi sta venendo. Siccome qua è la nota golosa, non potevo. E dico a Sgarbi che invece io sono bolognese. Ma è uguale. Perché tutte le notti che entro nel letto mia moglie mi dice sei proprio una mortadella. Perché mi trovo sempre nel letto in mezzo alle mani, un inseccato. La parola perché questa sera a Porta a Porta è arrivato un altro personaggio legato al governo, signore e signore, Peppe Grillo. Grande Peppe. Ragazzi, cosa ridi? Sono venuto qua nella tua valoce, sono contentissimo. Sono venuto qua anche per cambiare aria. Era Roma e tutti i giorni, giuro, tutti i giorni Berlusconi viene sempre da me piangendo, fammi fare qualcosa nel governo, dammi un posto, fammi fare qualcosa. Io non ce la faccio fare una carta senza fare niente. E poi sono rovinato, ogni mese devo passare 2 milioni di euro alla Veronica, la mia ex moglie. Mi ha fatto talmente compassione quel vecchio che gli ho dato il reddito di cittadinanza e poi gli ho regalato 100 scatole di Viagra, così tira avanti finché sono contentissimo di essere arrivato in questa bellissima serata da Renato Rezzero e Aduccio. Gianni! Volevo dire che stasera ho portato anche un grandissimo amico. No, manca sempre Costanzo. Ciao da Pupo! Sono contentissimo di essere qua alla nota golosa. Infatti io sono proprio una nota, proprio non una nota dello spartito. Anzi, sai cosa mi dice sempre la mia fidanzata quando mi vede letto? Io come nota sono un sì bemolle. Voglio Costanzo anche, Costanzo! No, aspetta, perché qui ci sono degli estimatori di Celentano. Le richieste. Costanzo. Degli estimatori di Celentano. Ok, vai. No, perché questa sera ci vorrebbe un bicchiere. Uguale. E qua il bicchiere? E tu sei uguale a te. Tu sei guardata. Devo dire che stasera sono contento di essere qua perché ho lasciato a casa mia moglie Claudia e non auguro a nessuno di abitare con Claudia perché è talmente noiosa che con Claudia muori di sicuro. Meno male che sono uscito di casa e sono venuto qua, però non sono da solo perché c'è anche un amico che questa sera mi è venuto a trovare, vuol fare un saluto finale, un premio Oscar. Okay. Ma quanto sono felice di essere qua proprio in mezzo a voi, perché devo dire, bellissimo questo momento proprio, la goduria di quando si mangia proprio, è bellissimo qua quando ho mangiato la pizza, la nota golosa proprio, ecco, mi sembra possiamo dirlo che la nota golosa, la vita è bella, eh! Oh,
di accogliere con un caloroso applauso Rowan Atkinson, Mr. Bean. Complimenti a tutto lo staff, una nota golosa, grazie!